ritiene il diritto allo studio un diritto sacrosanto, contro chi vuole privatizzare la scuola, l'università, contro chi vuole privatizzare la sanità pubblica, contro chi ci sta portando alla deriva. Questa è la nostra piazza, da Torino fino in Bangladesh, dove i lavoratori hanno perso la vita in nome del lavoro, ma questa è la piazza di chi da anni non si arrende di fronte a Marchionne, che ogni giorno è diventata una caserma fabbrica. Questa è la piazza degli operai che non si arrendono. Questa è la piazza degli studenti che non si arrendono. Questa è la piazza dei rifugiati, dei migranti, delle famiglie, degli sfrattati. Ma soprattutto questa è la piazza di un'altra parte della città e di questo paese che non trova mai il primo piano nel mass media, ma perché è una piazza reale, una piazza esistente che rivendica casa, diritti, lavoro, dignità per tutti.